Ehi, loro sono i dottori Balzano, per gli amici Stefano Stefano. e Fabrizio, loro sono i dottori che si occupano di dare assistenza aftercare in Italia. Mi sta registrando così, vedete anche chi è che c'è alla regia, che ogni volta ci puntano la telecamera qua, ma noi vi facciamo vedere a voi chi c'è dall'altro lato. Loro si occupano di risolvere i problemi in Italia, in Sardegna, sono i miei colleghi di università. Io copiavo sempre da lui. Erano i più Ancora. bravi loro, senza loro non mi sarei mai laureato, Non è grazie. vero. Non ti ho mai ringraziato abbastanza. Quando si hanno dei problemi, noi abbiamo attivato i centri assistenza, lo sapete, in Italia, ce l'abbiamo a Roma, Milano, Sardegna. L'ideale è avere dei colleghi di riferimento con cui abbiamo un ottimo rapporto da anni, con cui possiamo gestire i problemi. Ci vedremo poi di nuovo qua a gennaio. Abbiamo finito una prima sezione di training. Avete imparato già molte cose delle nostre sistematiche che gli abbiamo trasmesso per poi poter già operare. L'idea è quella di andare noi a gestire direttamente i centri assistenza di modo che si possa avere il massimo poi per il paziente. La clinica, le impressioni sulla clinica in Moldavia. No, mi è piaciuta molto, Tieni, te la che te veramente. lo devo tenere io. Detto, mi è piaciuta molto, sono molto contento di essere venuto qui in Moldavia, è la prima volta che diciamo, visito la città di Chișinău. Non te E l'aspettavi così no, bella la clinica. non mi aspettavo una clinica così bella effettivamente e sono rimasto soddisfatto, diciamo, colpito La cosa che ti è piaciuta di più? mi è piaciuta molto sia l'organizzazione in generale appunto, della clinica e proprio anche come l'hai realizzata, proprio come hai realizzato anche la struttura, il modo in cui hai organizzato i reparti. Gli Gli ambienti. ambienti di lavoro, questo diciamo mi è piaciuto molto. Hai trovato ferri non sterilizzati? Vabbè, No, quelli assolutamente usati che erano no. da No, beh, sterilizzare. assolutamente. Ma siccome si dice sempre che all'estero ti becchi le malattie, all'estero sono terroristi, No, all'estero. ho visto che i protocolli sono gli stessi dell'Italia. Gli Gli stessi, stessi se non dell'Italia sono, superiori. assolutamente sì. Cosa ti ha colpito te, Fabrizio? Invece ci dicevi del triage, che ti è piaciuto come. Sì, è molto bello il triage in quanto seleziona tutte le caratteristiche del paziente, suddividendolo in base al grado di rischio che il paziente ha prima di accedere nella vostra clinica e quindi di valutare e pianificare poi il trattamento da effettuare sul paziente stesso. Avevo vicino delle persone, c'avevo vicino con cui preparavo gli esami veramente, veramente valide. Io prendevo sempre però poi i voti più bassi, loro più alti, perché dicevano: Palmas, lei ha copiato da Balzano. Io sì, lo ammetto. No, il triage è molto importante. Importante perché abbiamo visto molte lastre questi giorni. Vi ho aperto tante radiografie, abbiamo ragionato Ne ho visto dei sull'albero, la casi. foresta. Spiega anche il discorso dell'albero e foresta, quello è molto interessante, i mal che si concentrano sull'albero. Allora, è importante infatti nell'osservazione del paziente fare il paragone dell'osservazione della foresta, nel senso che uno non deve focalizzarsi a guardare un albero, ma la foresta intera, e quindi stessa cosa per il paziente, non deve guardare il singolo dente, ma tutto il cavo orale che comunque sia sta in un organismo, in un corpo umano, e quindi bisogna valutare l'intero paziente e non solo un dente soltanto oppure una carie soltanto e Molti così. pazienti ci chiedono: ah, ma io voglio fare solo una parte della bocca. Noi ci rifiutiamo perché è un sistema dinamico che deve lavorare tutto insieme. Come dire, voglio solo il coperchio nuovo. Sì, ma se la pentola è storta, ti devo fare un coperchio nuovo storto. Assolutamente sì, infatti Poi. è fondamentale avere fare una diagnosi globale in maniera tale da creare quello che è appunto un piano di trattamento globale per quel determinato paziente, che chiaramente deve essere ovviamente personalizzato. Bene, ma avete già rotto le scatole, tornatevene in Sardegna, via. Ok, La grazie. prossima vi vengo a trovare io in Sardegna. Ci Grazie di vediamo. esserci passati a trovare, Ok. Grazie veramente, e che a sia l'inizio di un lungo, lungo percorso insieme, te. veramente. Grazie. Ciao.